L'olio alimentare come risorsa è possibile grazie a un progetto di Coop Lombardia che ha individuato questo recupero come prioritario, poiché oltre a ridurre l'impatto ambientale nell'acqua e nel suolo, genera un processo virtuoso che limita i costi della depurazione delle acque reflue. Viene infatti nobilitato passando da rifiuto a combustibile ecologico, riducendo l'utilizzo del suolo agricolo per la produzione di semi vegetali trasformati in biodiesel. Ma l'olio vegetale recuperato e riutilizzato genera soprattutto risorse che possono essere indirizzate alla sostenibilità economica di progetti ambientali, sociali e di legalità, come la destinazione di una quota economica per ogni tonnellata raccolta alla cooperativa di Libera, le terre di Ritatria, di Castelvetrano, che opera negli uliveti confiscati alla mafia. Sindaco Massimo De Paoli, qual è il ruolo del Comune di Pavia all'interno di questo progetto? Il ruolo del Comune di Pavia è di sostegno innanzitutto e dico subito che siamo pronti a sostenere tutti gli altri progetti simili a questo che andranno in questa direzione, quindi di recupero di materiali, di sostegno al riciclo e di chiusura del ciclo dell'uso dei materiali e insieme però, aspetto non meno importante, anche il versante sociale ed etico. Nel senso che questa esperienza è un'esperienza non a scopo di lucro ma che serve ad aiutare Libera a coltivare, e qui sta l'aspetto simbolico, una terra di uliveti sequestrata alla mafia proprio nella provincia di Trapani, che è il territorio del superlatitante Matteo Messina Denaro. Quindi ambiente più risparmio più solidarietà e aggiungo anche semplificazione della vita per i cittadini e gli utenti che con questo sistema possono molto facilmente recuperare l'olio in una semplice bottiglietta di plastica e poi conferirlo. Mi sembra davvero che sia una di quelle esperienze in cui tutti ci guadagnano o, come va di moda dire in inglese, quelle win-win. Walter Molinaro, qual è l'iniziativa nel dettaglio? Molto semplice, i cittadini raccolgono l'olio alimentare domestico, quello della frittura o quello delle conserve, i carciofini, il tonno, in una bottiglia di plastica che hanno in casa, una qualsiasi. Quando la bottiglia è piena possono portarla al supermercato Coop, dove trovano all'ingresso del supermercato un contenitore e buttano via nel contenitore, conferiscono, mettono dentro il contenitore la bottiglia di plastica. Quindi l'attività non sporca, non comporta grandi problemi, perché a fare la spesa, insomma, tutti noi almeno una volta alla settimana lo facciamo, e quindi portandoci dietro la bottiglia chiusa che non sporca, la buttiamo nel contenitore, recuperiamo in questo modo l'olio e attiviamo questo processo virtuoso che oltretutto fa risparmiare tanto ai cittadini, perché se pensiamo che un litro d'olio recuperato costa un euro in depurazione, pensate quanto può risparmiare il Comune di Pavia costi di questo genere che possono tornare magari in servizi per i cittadini. Alfredo De Bellis, perché è importante recuperare l'olio alimentare esausto? È importante per varie ragioni, innanzitutto ovviamente per ragioni ambientali, perché così un rifiuto che magari viene anche, diciamo così, smaltito in maniera sbagliata nelle nostre abitazioni viene portato nei luoghi dove poi può essere smaltito correttamente e da rifiuto può diventare una risorsa che anche dal punto di vista ambientale alimenta circuiti virtuosi, che diventa ad esempio biocarburante, una risorsa che alimenta anche circuiti di economia virtuosa, di economia civile, perché attraverso questo progetto Coop Lombardia ha chiesto, ha voluto e ha ottenuto che il ricavato dello smaltimento di questi oli domestici viene utilizzato per sostenere una cooperativa che è nata su un bene confiscato a Castelvetrano in provincia di Trapani, che è una cooperativa dedicata a una vittima di mafia, Rita Atria, ed è una cooperativa che ha in gestione appunto un bene che è costituito da un uliveto. E quindi grazie all'impegno di Coop Lombardia, grazie all'impegno più generale della cooperazione di consumatori, questi ragazzi e queste ragazze che hanno costituito da pochissimo tempo, dal 24 di settembre, questa cooperativa, saranno messi in condizione di qui a qualche anno di produrre olio e quindi chiuderanno, diciamo così, anche simbolicamente, idealmente, il cerchio. Quindi vendiamo l'olio nei punti vendita, questo olio torna
nei nostri supermercati per essere smaltito, per essere recuperato, e quindi da rifiuto diventa risorsa che alimenta logiche virtuose dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'imprenditoria cooperativa sana e anche dal punto di vista culturale, perché attraverso tutte queste azioni ai cittadini e ai nostri soci facciamo passare il concetto dell'importanza appunto del riciclo di tutta una serie di materiali.